Oggi parliamo di latte magro in polvere. Perché la maggioranza dei gelatieri utilizza nelle loro ricette su base latte l'aggiunta di latte magro in polvere? Attenzione, perché il latte magro in polvere spesso nell'immaginario collettivo di chi non è avvezzo, diciamo, al nostro mestiere, quindi chi non lavora in un laboratorio di gelateria, tende a essere considerato un prodotto non naturale. Quindi bisogna subito fare chiarezza. Il latte magro in polvere non è altro che latte che è stato scremato e a cui è stata tolta l'acqua, quindi il prodotto rimane assolutamente quello di origine, solo che è disidratato. E perché bisognerebbe utilizzare questo prodotto? Non si può utilizzare semplicemente il latte fresco, magari di alta qualità. Ecco, i gelatieri di fatto partono comunque dal latte fresco, latte alta qualità, insomma, dal latte liquido, però è necessario in alcuni gusti di gelato un'integrazione, perché i componenti del latte magro in polvere sono effettivamente solo le sostanze solide del latte. Quindi, se noi da un litro di latte togliamo l'87,5% che è acqua, rimane un 12,5% di solidi. E questi solidi che cosa sono alla fine? Sono il grasso, che può essere titolato intorno ai 3,5 se parliamo di latte intero, quindi 3,5%. Poi c'è il lattosio, che è lo zucchero contenuto naturalmente nel latte, e poi ci sono le proteine. Ecco, è proprio questo il punto. Il latte è abbastanza ricco di proteine, le proteine del siero e le caseine. Entrambi questi prodotti hanno delle funzionalità tecniche, nel senso che le proteine tendono ad aumentare il volume di un prodotto e a stabilizzarlo, soprattutto se parliamo di gelato. Ora, le vecchie ricette di una volta erano tutte costruite sull'uovo. L'uovo è ricco di proteine e ha queste capacità montanti e strutturanti naturali. Infatti, all'inizio bastava latte, uova e zucchero per creare una ottima crema e poi gelarla e quindi stabilizzare anche la struttura del gelato proprio con questi semplici componenti. Nel momento in cui però è stato necessario diversificare le ricette, quindi magari eliminare l'uovo dalle ricette, ecco che il latte da solo, con le sue poche sostanze solide, non era più in grado di mantenere questa struttura, di dare quindi un prodotto caldo al palato, perché quando noi abbiamo più aria all'interno del prodotto o più solidi all'interno del prodotto, il prodotto ci sembra anche più caldo al palato, nonostante magari la temperatura sia la stessa, eh? Stiamo parlando di un prodotto a temperatura negativa, quindi meno 13, meno 14. Ebbene, se noi andiamo a togliere l'uovo e le sue proteine, abbiamo la necessità di integrarlo con altre proteine possibilmente, magari naturali, magari quelle del latte. E allora non possiamo semplicemente aggiungere più latte liquido perché andremo ad aggiungere più acqua, quindi andremo a diluire la nostra ricetta. Quindi l'unico modo che abbiamo per poter integrare le proteine naturali del latte è quello di utilizzare un prodotto che si chiama appunto latte magro in polvere, che non è altro che latte a cui è stata tolta l'acqua con un processo di riscaldamento, quindi molto naturale. Ora, il latte in polvere è un prodotto che normalmente viene dato anche per l'alimentazione dei bambini, quindi non è un prodotto pericoloso, non è un prodotto, diciamo, di sintesi o di cui avere paura, è semplicemente un latte senza acqua. Quindi, quando vedete nei libri degli ingredienti che insieme al latte fresco c'è anche il latte magro in polvere, non significa che il gelatiere sta facendo risparmio sul latte, quindi utilizza il latte in polvere e lo ricostruisce con l'acqua per avere un prodotto che gli costa meno. Non è proprio così, anzi, diciamo che invece lui sta integrando un latte magari di alta qualità con un altrettanto latte di alta qualità in polvere, però. Tra l'altro, noi abbiamo in Italia un'azienda che produce un latte in polvere di altissima qualità. Quindi si può evitare di mettere il latte in polvere nel gelato? Beh, sì, perché no? Il problema è che avremo un prodotto probabilmente un pochettino più freddo al palato. Avremo un prodotto che magari mantiene meno diciamo, la sua struttura areata, perché le proteine hanno proprio questa funzione stabilizzante naturale. Quindi un pochino di latte in polvere magro nei gelati a base latte
laddove magari non c'è tra l'altro l'uovo, è sicuramente importante inserirlo proprio perché mi dà una struttura migliore del prodotto alla vendita. E naturalmente sono risultati che noi abbiamo nell'arco della giornata o nell'arco di un paio di giorni. È ovvio che se io sono a casa e devo preparare un gelato per il consumo diretto e immediato, posso anche evitare di utilizzare il latte in polvere, però avrò comunque un prodotto più freddo al mio palato, perché avrà incamerato meno aria e l'avrà trattenuta di meno, quindi non avrà questa, diciamo, sofficità, questa anche capacità di scioglimento più lento rispetto a un gelato che magari il latte in polvere non lo contiene. Quindi spero di essere stato di aiuto per coloro che non conoscono la nostra materia di gelato e quindi magari possono aver avuto dei sospetti sul fatto di trovare in un libro ingredienti la parola latte in polvere magro. Quindi vorrei rassicurarvi che è un prodotto di qualità, che è un prodotto che viene utilizzato normalmente da tutte le gelaterie o quasi tutte le gelaterie per poter produrre il proprio gelato e poter rendere quindi questo prodotto più indulgente e più caldo al palato per venire incontro a quelle che sono le esigenze della clientela. Non è un ingrediente che viene utilizzato per risparmiare, anzi ha un costo piuttosto elevato perché è un integratore di proteine. Se avete dei commenti, se avete degli approfondimenti da voler fare su questo tema, scrivete pure qua sotto a questo video. Grazie e alla prossima.